Humberto Smaga. Vini Salerno. Franco Pini. Capito? Voglio l'erba, voglio avere un quadrifoglio da provare sul mio prato di bouquet. Voglio trascinare Ornella Muti sotto plaid. Voglio entrare al primo posto in hit parade. Tutti i tormentoni che ho inventato e con i quali ho rovinato i ragazzi dell'Italia negli anni Ottanta. Ce n'è anche voi, ce n'era anche un'altra che si chiamava Prova. Allora la facciamo insieme questa. Fatemi un prova molto tedesco però. Uno, due, tre. Benissimo, vai. Hai provato una mattina bere nitroglicerina e scoppiare di salute dopo un po'. Ho provato a prendere posto in un treno a Ferragosto e trovare Nanni Loi nella toilette. Prova! L'aumento della pasta e bagnare poi di lacrime un ragù. Prova a dare un calcio alla moviola. Crolla il corpo e il mondo nello sforzo. Cosa dire? Che dire, che dire? Siamo qui, ciao zia! Ciao amore, che emozione! Che bella emozione di trovarvi! Sì, il seggiolone. Sai che è la prima volta che venite tutti insieme? È vero. Sì, noi è vero, che abbiamo passato anni. Anche se Domenica In per noi è stato proprio il lancio, il nostro primo successo discografico, perché capito era la sigla di Domenica In del 1980. E c'era ragazzi. Chi la presentava? Corrado, grandissimo. Quindi. Però voglio dire, sono un po' emozionata, ragazzi. Io mi emoziono difficilmente perché insomma. Anche noi. Ormai sono tanti anni, no? Ma però sì. Ritrovarvi qua. Insomma, noi che abbiamo passato... Ancora, ritrovarci qua ancora. Ancora? In condizioni dignitose. Sì, vi trovo molto bene. Grazie, dici? Cara, anche tu. Grazie però della simpatica non bugia. Posso non pe- non è una bugia. Non posso non pensare agli anni che comunque abbiamo vissuto insieme. Insomma, siamo stati per un certo periodo molto legati, molto vicini. Sposati. Separati, un po' di tutto. Separati. Abbiamo fatto un fritto misto di tutto, praticamente.
Vabbè, quando ero fidanzata con Jerry, ovviamente. Sto quando ero fidanzata con Jerry. È successo anche questo. È successo. Ci siamo sempre mi chiedevate sempre, ma perché? Ma perché? T'ho anticipato. Ma perché questa ingiustizia mondiale? Ma perché? Per quale orrendo motivo? Perché? Ma alla fine l'hai trovata la risposta. Perché? Perché ti ho voluto tanto bene, amore. Vorrei una dozzina di violini. Perché mi faceva ridere. Tanto ridere. È importante perché poi il mio motto che è diventato: non sono bello, piaccio. Ma infatti anche lui in una commedia l'ha scritto, una è cosa rimasto che abbiamo uguale, fatto insieme. Ragazzi, sì. Ma perché vi siete rimessi insieme? Scusate. È stata mia la... Vediamo, dedicato a voi. È un fatto isterico. Dedicato a voi, dedicata a voi questo riassunto. I gatti di Vicolo Miracoli dal deposito fermentati ai titoli di testa. Studiate. Io, bellissimo, lei, cieca. Kung Fu! Uova! Le fricche sono chicche. Una scorza di limone, una buccia di patata, un'abbondante spruzzata di selce. Il mio carciofone è pronto. Mi spiace. Lascio. Ciao. No. Allora, vabbè, questo era, insomma, un omaggio a voi. Quanti capelli. Parliamo di quanti anni fa, Nini? Questo è 79, 77, 76. Non ero io, era mio figlio. Non eri tu. Era tutti Francesco. Di Verona, vero? I capelli fanno la l'ultima differenza. L'ultima scena di questo film l'abbiamo girato in un corridoio qui di fianco. Sì. C'era una vetrata e noi arriviamo e sbattiamo la faccia. Finalmente in Rai. Ma il film era Arrivano i gatti. Vediamolo insieme allora, dai. Volti nuovi! Signora P, ottavo piano, interno 10. Quale entrata? È stata a cercare del portiere. Alla delle cinerame che non puoi entrare. E perché? Perché non sai un volto nuovo, io già t'ho visto da qualche parte. Forse c'è la pizzicheria, faccio il commesso. Ah, dal pizzicarolo, ecco dove ho visto. Mamma, ci fa perdere tempo in aria per te. Scusi, signorina, siamo i volti nuovi di Verona. Questa è la lettera. Fatevi un po' a vedere. Entrate, va, a voi non ve conosco. Fermo! Mettetevi le mattine che ho appena data la cena. Cara signorina, noi siamo comici fantasisti. La nostra matrice comica affonda le sue radici nel più puro spirito ebraico newyorkese. E a me che me frega, io sono la serva. Ah. Entrate qua, che mo me fanno il provino. Di un po', ci sono venuti pure da Verona. Eravamo avanti, allora, eravate avanti, era 1980, la regia era di Carlo. La regia era del grande Carlo Vanzina, a cui dobbiamo il nostro debutto. E questo è stato il vostro primo film. Questo è stato il nostro primo film in assoluto. Con i fratelli Vanzina. Ma voi pensavate di fare il cinema in quel periodo? Perché voi lavoravate tantissimo, tante serate, noi, tanta televisione. A tutto quello che veniva andava bene. Nel senso che... Non si butta via niente. La curiosità di fare qualcosa di diverso, anche perché il cinema è un altro mondo. I produttori di Micheli ci dissero che due giovani ragazzi, figli di Steno, avrebbero potuto occuparsi di noi. Noi abbiamo detto ben vengano. Cioè, voi tutti contenti, ovviamente. Ben vengano, certo, perché in quel periodo noi avevamo un grande successo al Teatro Tenda in Piazza Mancini, a Roma, dove abbiamo fatto un mese di esauriti. Allora tutto il cinema venne
a vederci, e però noi, e volevano fare un film con noi, come nuova scoperta. Quando ci hanno detto i fratelli Vanzina, noi non abbiamo avuto dubbi. E subito. Loro abbiamo fatto dubbi. Dopo o durante? Subito. Prima. Appena vi hanno visto. Sì, ho detto no, no, non se ne fa niente. Perché però eravamo reduci dal grande successo di Non Stop, ti ricordi? Quello è stato il nostro trampolino di lancio, diciamo, televisivamente parlando. Allora, vediamo Non Stop. Grande Enzo Trapani. Enzo Trapani, regista, e Non Stop è stato un programma mitico che ha lanciato la smorfia contro Troisi, Nuti, con i Giancattivi, Verdone, insomma un programma che in qualche maniera, io parlo finché non mi mandate il messaggio ovviamente, che in qualche maniera ha rivoluzionato la televisione, no? Di quegli anni. Senza conduttore. Anzi, ci teniamo a dirlo, sì, perché di solito danno come programma innovativo un altro programma drive-in, mentre invece noi veniamo 3 anni prima, 4 di drive-in, Non Stop in Rai. Rai. Cos'era? Rai 1 ovviamente. Rai 2, prima serata. 77, del 1977. Allora, ce l'ho. Beh, c'erano due reti allora. Ce l'ho, manca. Ce l'ho. È Rete 1 questa? Rete 1? Rete 1. Ah, non è Rete 1. Non stop. Gaspare. Vieni su che non c'è nessuno e puoi scrivere. Liana Fragola, Ventimiglia, Foggiarecce, Disegnano, Baricomo, Monsaterno, Infaniesi, Sipoluca, Signon della Pestaia, alla fine Rai TV. Non so se vi ricordate quando le donne si vestivano da donna, che avevano i regi calze. Oh, luce da Dio sui nostri occhi, ce l'ho lei! Oh, ce l'ho lei! Questo era il grande Non Stop. E tra l'altro, per curiosità, è stata la prima trasmissione a colori. Ah, pensa. La prima trasmissione a colori, sì. Per cui erano gli anni 77, la prima edizione, poi noi abbiamo fatto anche la seconda. Eravate fidanzati tutti, no? No, io ero già sposato. No, io mi sono fidanzato lì. io so che lì sono fidanzato praticamente. Io non mi ricordo. Lui non è mai stato fidanzato. La cantante era bellissima, Asha Puttley. E con chi si è fidanzato? No, con un altro gruppo, non facciamo nomi. Le Chocolates. Noi non abbiamo mandato, a proposito dell'altro gruppo, la smorfia, perché tutti i filmati del nostro amico Massimo Troisi sono blindati, non possiamo mandarli. Sì, non si può mandare. Però gli mandiamo lo stesso un grande applauso dai suoi grandi amici. Sì. Allora, questo è stato un altro periodo, però guardate che cosa ha trovato Francesco Valitutti, il mio autore. Che li vale tutti, che proprio. Che li vale proprio tutti, perché ha trovato il vostro primo provino, stiamo parlando del 1972, con Raf Vallone. Neanche ve lo ricordate, io ce l'ho! I Gatti di Vicolo Miracoli, un gruppo di cabaret che viene da Verona. Buonasera, io vorrei conoscere in una specie di sintesi rapida la vostra storia. Dunque, noi andavamo tutti nella stessa scuola, il liceo classico Maffei di Verona, e lì, avendo un teatrino, appunto ogni anno, un paio di volte, mettevamo su degli spettacoli. Il piccolo Naviglio, che ci eseguiranno ora come provino, è una specie di collage ironico sulle pagine della storia italiana. Va pensiero sull'arido latte, la 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 la. Meraviglioso. Archeologia.
visto? Ho avuto, la meraviglia! Ho avuto un momento di emozione perché mentre parlavo, cioè mio figlio adesso ha la stessa mia voce che avevo allora io. Eh sì, infatti sì. Avevi un'altra voce. Si vergogna per questo? Te l'avevo detto di non invitare Opine. Io cosa ti ho detto? Opinia, ho detto Mara, lascia stare. Sono emozionato perché ho visto che durante il film la proiezione di Arrivano i gatti. Sono uguale a mio figlio Roy. 30 kg di meno. Io non posso essere uguale a mio figlio perché è nero. Tuo figlio è nero. Ma quanti anni ha adesso? 43. È più vecchio di lui. È più vecchio di me. Ho un figlio più vecchio. Siete sempre uguali, eh? Sempre. Le nostre riunioni, la gente paga per venire a cena con siamo noi. Siamo maestri perché... di cazzeggio. E sai perché? Perché io ti dico solo una frase importante che è quella che ci contraddistingue. L'uomo non smette di giocare perché invecchia, invecchia perché smette di giocare. Bravo! Lì è sempre stato il saggio, eh? Lo dico tutto perché è una sintesi perfetta. Sa solo quella. Sa solo quella. No, ne sono anche un'altra che riguarda Mara. In tutte le trasmissioni, mi ha detto. Mara? L'hai detto anche da Barbara, vero? Sì, l'hai detto anche da Barbara. Sì, l'ha detto da Barbara. Non c'è mai stato. E allora te ne dirò un'altra per te, che sei donna, che la donna, una donna intelligente, è sempre un po' più intelligente di un uomo intelligente. La donna. Che belle parole. Bene, sono tutti d'accordo, signore. Me ne vado, troppa saggezza, troppa intelligenza. Troppa saggezza, ho detto tutto, adesso mi posso assopire. Fra l'altro la frase che ha detto prima, sì. Una delle due, quella sì. Dei vecchi sì. Che non smettono di giocare, è proprio apre il nostro film, che è per sì. Quello che noi siamo qui, perché sì, certo. Io lo devo dire adesso o dopo? No, dopo, no. Va bene. No, con calma. No. Allora. Vai via anche tu? Attento. Aspetta che mi sono anch'io. Abbiamo visto l'inizio, il primo provino con Raffallone, davvero quello un pezzo. Quello lì me lo ricordavo. Sì. Quello... E poi a un certo punto però, a un certo punto vi siete separati. Sì, e mi ricordo quando tu Mara venisti al teatro di Monza e venisti in camerino e mi dicesti non voglio che voi vi separate. Bravo, me lo ricordo. Non voglio che il giorno dopo ci siamo separati. Hai capito come mi ascoltava? Era una dittatura. Avete capito come mi ascoltava? E pensa che io ho detto un anno fa, ho detto io non mi rimetterò mai insieme ai gatti di Piccolo Miracoli. E abbiamo fatto il film insieme. Pensa come siamo coerenti. Però vediamo un po' che cosa è successo a un certo punto. Vediamo. Abbiamo visto tutti i vostri inizi, lo stop, e poi vediamo questo filmato. Tutto si riavvolge. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be brighten up even your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yeah, babe, see you again. Allora, è una tribuccia qua, eh? Bellissimo. È ovvio una biografia pazzesca. Non so, bravi gli autori. Guarda, dopo questa trasmissione non andremo mai da nessuna parte, mai più. No, mai no, più. No. Andate dove volete, anzi saluto Barbara che lei mi ha salutato domenica scorsa. Il canto del ciccio. Ciao Barbarella. Allora.
Vabbè, siamo sempre io mi uguali. Sono commossa, ragazzi. Ma, per... ma anche io mi sono io ti commossa. Devo dire che un po' mi sono commossa. Perché ho vissuto un po' tutto poi, no? Tutto quello che è successo. Sì, anche le serate venivi e tutto, sì. L'hai viste. C'è stato. Sei venuto al matrimonio di Franco, mi ricordo. No, ho conosciuto il Franco. Primo. No, il primo, no, con Alba, io ho conosciuto Alba, incinta, bellissima, ed era incinta di Francesco. No, quella che è venuta al matrimonio era un'altra, la sua fidanzata di prima, tale Marinella. Marinella? Ho dimenticato? Marinella. Io non mi sono mai sposato con Marinella. Che memoria che ho, fra l'altro che non facciamo come con Romani, come con Romina, perché Marinella purtroppo non c'è più. No, veramente. Non c'è più. Ma stai scherzando? Anzi, gli rivolgiamo uno. Ma ricordo. Stai scherzando? No, non lo sapevo, chiedo scusa. Non l'ho detto perché... Non vorrei che poi i suoi parenti dicono ma come la nominate senza... No, hai fatto bene, ma sì, non sapevo, io ho buttato lì un nome però. Sì, no, ma infatti lo so. Ma si chiamava veramente Marinella, così? Sì, Marinella Banti, sì, come no. Non adesso fai nome, non so. Io ho detto il nome così, va bene. A caso. Allora, chiedo scusa alla famiglia, no. Non lo sapevo, ma io ho detto un nome a caso perché lui ne aveva tante in quel periodo. Beh, ma quella era... Esagerata. Signore, vogliamo parlare del film? Magari sì, meglio. Abbiamo deciso. Dunque, allora per questo film ho deciso. No, l'ha fatto Jerry. No, Jerry mi telefona. Vediamo il trailer, così usciamo dall'imbarazzo. Ok, Jerry ci ha riesumato. Ma questo è una regia, non sembra neanche. Un ospizio? Paradiso della prostata? Che sfiga, tutti e quattro qua dentro. Anche la casa di riposo per artisti Walter Chiari dovrà ospitare una mezza dozzina di profughi provenienti dall'Eritrea e dalla Somalia. L'unica cosa per rilanciarvi è la riunione vera. Ancora con questa storia? Sì, ancora questa. Ma basta! La casa di riposo Walter Chiari chiude. Bisogna fare qualcosa per salvare la casa prima che venga chiusa. Ma dove andranno questi profughi? Ma fatti abbracciare. Ma che cos'è? Non sai in che momento capiti. Si riforma il mitico gruppo del liceo. 30 anni fa ho fatto una promessa a me stesso. Che non avrei mai più lavorato con te. Fai finta che Jimmy non ci sia. Non ci sono io. E fate finta voi che non ci sia io. Perché non ci sarò. Come marito non ci sei mai stato. Hai latitato come padre. Anni di corna e poi di solitudine. Ciao! Come direbbe un giovane attore. Ciao! Il mio carciofone. Oh. Allora, Odissea nell'ospizio, regia di Jerry Calà. Sì. È un po', non la vostra storia, no, non è autobiografica, dai. È vagamente autobiografica. Parafrasata. Parafrasiamo, sì. Perché noi siamo comunque quattro ex componenti di un gruppo molto famoso che per vari motivi, anche un po' in anticipo, si ritrovano nella stessa casa di riposo per artisti che noi abbiamo con grande cuore dedicata al nome di Walter Chiari, che era di Verona anche lui. E solo che ci sono stati insomma degli attriti, come effettivamente ci sono. In pratica Jerry aveva portato via la fidanzata a Nini. Cosa normalissima. Normalissima. Quindi lui lo dobbiamo convincere a rimetterci insieme per salvare questa casa di riposo che versa in cattive condizioni. Perché il direttore Mauro Di Francesco gioca soldi a gratta e vinci, tutte quelle cose. Per cui perde tutto. Se le giocate. In più, appunto, il film è anche molto attuale perché il comune affida a questa casa di riposo anche dei profughi, quindi si crea un microcosmo dove ci sono un po' tutte le reazioni che ci sono oggi in Italia. Insomma, è perfetto per una fiction, per una serie. Anzi, proponiamo di fare una serie. Allora, questo film va su Cini, no? Non esce al cinema perché pur se siamo vecchietti in ospizio abbiamo deciso di fare una distribuzione rock. Su questa piattaforma Chili, che è una piattaforma che si può scaricare, oppure vai su chili.com. È la prima piattaforma digitale italiana dove non si paga l'abbonamento ma tu ti affitti, paghi solo il noleggio del film. Vuoi dire altro? No, se no quelli di Cile mi fanno giustamente. No, vabbè, comunque è stata una bellissima occasione.
Allora, questo è il film, c'è una canzone bellissima però, no? Sì, che come io sempre, vorrei tanto io mi occupo della parte musicale. Ecco, fai anche canzone, la colonna sonora. Siamo a Gerry e, diciamo, è una canzone molto gatti. Molto gatti. Però moderna. Ah, molto gatti. Sì, te molto ne facciamo gatti. Sentire sì, dai, sì. Un accenno. Ok. Va bene. Grazie, ragazzi, grazie. Vai, grazie alle positive. Come si chiama la canzone? La canzone, ci ho pensato tanto e si chiama Odissea nello spazio. Ah, ecco, titolo del film. Allora, i gatti dicono miracoli, Odissea nello spazio. Non ci hanno dato uno spazio, neanche da Fabio Fazio, sempre per quel nostro vizio di cazzeggiare. Ma adesso siamo in ospizio e abbiamo messo giudizio, speriamo nel vitalizio di un senatore. Senza nessun pregiudizio, noi ci adattiamo al servizio, ma il vitto è proprio supplizio, giù da mandare, almeno un fotoservizio. Qui a riposare lo strazio è un'odissea nell'ospizio da cinema. E sintonizzati sui nostri frequenzimetri, che non ci sono più quei bei tubi cattolici. E facebookiamoci, tipiamo, faccettiamoci e poi prontiamoci di A. Dai che se prendi 1000 like hai fatto 13, tagga la foto dove sei con Nina Moici. Da Benetton con un wifi da 0 a 12 e ti regalano un piumo. E scaraventati su tablet digitabili, connettiti con tutti i blogger più youtubici, ricarica lo smartphone fotovoltaici e vai a WhatsApp. Però io, in memoria dei nostri anni, e io voglio sentire Verona Beat, ragazzi. Asta, chitarra, asta, l'asta per Gerry. Me la fai? Sì. Eh? Vorrei ringraziare la splendida orchestra. Grazie. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Allora, Verona Beat è una canzone bellissima. Volevo dire due parole su questa canzone, che insomma è una canzone bellissima. Chi è? Dicevi una canzone bellissima? Ci abbiamo un fantasma in studio. Sì. È un imbucato alla festa, non ha pagato. L'avete sentita la voce, sì, o l'ho sentita? Sì, l'ho sentita. Sì, deve essere qualcuno di un'altra rete. Ectoplasma. Vabbè, è una canzone bellissima, Verona Beat, che ricorda i nostri anni, il nostro periodo, la nostra amicizia che per fortuna ancora dura con tutti quanti voi. Gerry è diventato da marito a fratello e la cosa più bella che potesse accadere per me era quella di ritrovarsi qui oggi, io conduttrice. Quando ci siamo conosciuti io non ero niente, nessuno, voi mi avete voluto bene. Eri Mara, sei sempre stata e Mara e bene. Sarai sempre Mara. Dai, Verona Beat, se no mi commuovo. Che nasce lì un disco delle chiavi.
oscenità, noi poeti per metà. Grazie. Grazie. Amore, forse sì. Ci vediamo dopo, no? Sì. Ok. Grazie. Ciao Nini. Ciao. Grazie a voi. Ciao Franchino. Ciao amore, grazie di essere stato qua. Grazie. Grazie veramente.